Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di BTS, un gruppo che grazie a voi fan ho imparato ad ascoltare, apprezzare, non solo musicalmente, ma anche loro come persone. Visto che comunque me l'avete chiesto praticamente in tantissimi dopo che ho fatto il video sul loro discorso alla UN. E quindi in questo video vi darò la mia opinione su di loro e in particolare parlerò di come secondo me questo gruppo sia diverso da tutti gli altri gruppi apparsi finora. Allora, in passato devo dire che io avevo già ascoltato qualche gruppo K-pop tipo i Tokushinki, Big Bang, 21, però devo dire che negli ultimi anni mi sono molto allontanato da questo genere finché non ho aperto questo canale YouTube. E appena ho aperto questo canale, praticamente il nome BTS è stata una costante in una marea di vostri commenti, anche le immagini profilo, tutte BTS, ho detto che cavolo, ovunque. Allora mi sono detto vabbè, oh, proviamo ad ascoltarli visto che sono così famosi, e ascoltandomi mi sono reso conto di un interesse che non pensavo di avere per questo gruppo. E non parlo solo della loro musica, ma cosa mi ha incuriosito di più secondo me era capire il motivo che li avesse resi così famosi e così diversi rispetto agli altri gruppi K-pop, e che cosa gli ha permesso di raggiungere tutti questi traguardi allucinanti. Giusto per citarne qualcuno, hanno avuto la prima posizione col loro album e nella Billboard chart, poi hanno ricevuto il video più visto nelle prime 24 ore battendo anche Taylor Swift. Sono stati l'artista più twittato del 2017, probabilmente anche del 2018, e hanno anche ricevuto un premio per essere i top social artist del 2018. E la lista andrebbe avanti da qui fino a domani probabilmente. Prima di loro il K-pop secondo me è sempre stata una cosa un po' di nicchia, diciamo, cioè per quanto negli ultimi anni si stava espandendo, comunque era sempre stata qualcosa che se volevi ascoltarla dovevi cercartela. E sì, è vero, ci sono stati degli artisti che sono andati all'estero, per esempio BoA. Io ho visto anche il suo concerto che aveva fatto giusto prima di fare il suo debut in America, però diciamo che non mi era piaciuta la sua canzone in inglese. O anche le 21 hanno avuto un sacco di successo, però non a livelli dei BTS. Penso che nessun artista sia mai arrivato a tal punto. E penso che tutto ciò, secondo me, è merito sicuramente dei social media, che ha permesso a loro di farli arrivare, secondo me, al mainstream. Secondo me i BTS sono un gruppo che sono riusciti a unirsi prima ancora che diventassero così famosi con i loro fan, e questo gli fa molto onore e va un sacco di rispetto per questa band, perché, cioè, non dico che sono là a aprire tutte le lettere dei fan, perché sarebbe impossibile. Oddio, magari lo fanno, però non lo so. Comunque loro con i social media mostrano la loro personalità e che cosa c'è dietro l'artista che si vede nei music video. E questa è una cosa che non tutti gli artisti fanno. Infatti se vedete Rihanna è sempre là, wow, soldi di qua, soldi di là, evento figo. Cioè, anche se tipo prendi il loro account social, bellissimo vedere il loro approccio che hanno completamente diverso. Per esempio twittano comunque momenti divertenti della loro vita, o addirittura dei meme dei fan. Comunque una connessione che non tutti gli artisti hanno e che secondo me gli ha permesso di crescere, e soprattutto di avere quest'army di fan super fedeli che comunque hanno visto che cosa c'è dietro l'artista. Facciamo anche uno shout out per l'agenzia dei BTS, che comunque ha permesso questa cosa, perché comunque immaginatevi che per diventare un artista K-pop ci vogliono anni e anni di training, e quindi il fatto che comunque questa agenzia abbia permesso questa libertà a questo gruppo di usare i social media è anche una cosa che non tutte le agenzie fanno. Per esempio la mia agenzia in Giappone non voleva che togliessi alcuni video quando mi aveva fatto quell'offerta, e che ovviamente ho rifiutato. Una cosa che non tutti fanno, pure le agenzie giapponesi creano sempre questa specie di muro tra l'artista e i fan, e invece secondo me il fatto che loro abbiano buttato giù questo muro è stata una cosa bella. C'è chi dice che gli artisti K-pop siano arrivati al mainstream grazie a Psy e la sua canzone Gangnam Style, ma secondo me no, cioè alla fine sì. E Psy ha permesso comunque a tantissimi di sentire la musica K-pop che magari non l'avevano mai sentita, però chi l'ha resa veramente mainstream sono stati i BTS, secondo me. Non so cosa ne pensate voi, scrivetemelo nei commenti. Non so cosa succederà da qui in futuro, però secondo me dopo i BTS ci saranno molti più artisti che si apriranno comunque con i loro fan, ci saranno delle celebrità che sono virgolette più umane, anche un po' per il fatto secondo me comunque dei social media. Ormai le nuove celebrity si devono abituare a questo nuovo standard
perché ormai c'è delle personalità su internet che ti riescono a portare praticamente lo stesso interesse mediatico che ti può portare una star di Hollywood, quindi è normale che si deve adeguare. Ovviamente il tempo cambia e anche il modo in cui gli artisti interagiscono con i fan cambierà. I BTS sono riusciti forse a farlo prima di ogni altro, e questo oltre al fatto che sanno ballare da dio, cantano benissimo, fanno delle belle canzoni, unito alla loro personalità, è stato secondo me la fonte che ha permesso a questo gruppo di arrivare così in alto, e sicuramente ci rimarrà per un bel po'. Vabbè, non lo so, ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Scusate se questo era un video un po' così a random, però volevo dire la mia opinione perché veramente in tantissimi me l'avete chiesto in direct, e volevo ringraziarvi perché è stato grazie a voi che li ho conosciuti e li ho iniziati ad apprezzare. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille per esservi visti questo video BTS-oso, e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao, iscrivetevi e condividete questo video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. Dopotutto sono consigli utili, e se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.